pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Certo, a parlare sei bravo. Insomma, né sentire né vedere. Certamente, perché è ben distinta la natura di queste due cose. Del non vedere e del non sentire. Proprio così. Ma distinta in che senso? Nel senso che a suo tempo così sono state sceverate.
quando ai primordi l'etere si definì e dentro a sé diede vita ad esseri viventi e mobili per la necessità di vedere, costruì l'occhio ad immagine del globo solare e per sentire traforò un imbuto, l'orecchio. Un imbuto per non vedere e non sentire. Ma che bellezza imparare queste cose! E cosa vuol dire frequentare i sapienti? E te ne posso insegnare quante ne vuoi. E magari mi puoi insegnare a fare lo zoppo da tutte e due le gambe, eh? Strategia la palma è nostra. Ma aspetta, sta zitto.
Da uomo sapiente dire bene molte cose in un discorso.
parli in mia difesa, mi salverai certamente. Tu sei il solo che può parlare in maniera degna di me. Ma perché non vai a difenderti da te stesso? Capirai. Prima di tutto mi conosco, poi sono vecchio, la barba bianca, mentre tu hai un viso dolcissimo, una bella figura, hai una voce dolce, sei caldo, liscio, morbido. Euripide, che c'è? Conosci quel detto, aiutati, che Zeus ti aiuta. Sì. E allora non sperare di scaricare i tuoi guai su di me. Fosse morto! Sopporta di persona la sorte che è tua. La sventura non si può affrontare con gli espedienti, ma ricevendo dentro di noi. E tu, finocchiaccio, sei un rotto in culo. Non per modo di dire, ma ricevendolo dentro di te. Ma perché hai paura di andarci? Perché farei una fine peggiore della tua. Per quale motivo? Perché penseranno che voglio togliere loro le fatiche notturne e rubare l'amore che spetta alle donne. Sì, rubare. Diciamo meglio prenderlo in culo, eh? Ma la scusa è ben trovata, bisogna dire. E allora, lo farai? Non ci pensare neanche. Oh, povero me, sono perduto, rovinato. Euripide, Euripide caro, ma non te lo prendere così. Ma cosa posso fare? A questo qui mandalo in malora, ci sono qua io. Fa di me quello che vuoi. Posso fare di te quello? Ti ha detto, sì. Sei a mia completa disposizione? E come te lo devo dire, l'aramaico? Sì. E allora spogliati. Via. Bene. Ma che vuoi farmi, eh? Toglierti i baffi e depilarti tutto il corpo. Agatone, ci puoi prestare un attimo da donna? Non mi dire che non ce l'hai. Ma certamente! Allora ti devi fidare di me! Ti devi fidare di me! Ed ecco che il nostro uomo ha assunto un aspetto femminile. Ma ora dovrai cercare di parlare con una voce da donna e devi smettere questa tua parlata grezza e volgare. Devi imparare una bella pronuncia per parlare un greco colto e raffinato. Ci proverò. Bene, bene, ora va. Oh, mi chiamai, non prima che tu mi abbia giurato che qualsiasi cosa mi succeda, farai di tutto per venirmi a salvare, eh? Va bene, te lo giuro su Zeus. Sì, quel puttaniere. E allora te lo giurerò su Afrodite. Meglio. Ma ricordati che ha giurato anche la mente e non soltanto la lingua, di quella non me ne fotte niente. Va bene, ma ora devi andare. Sul Tesmoforio è apparso il segnale dell'assemblea. Va, va.
faccia da offrire alle dee. Demetra, mia venerata signora, e tu Persefone, fate che io possa ancora farvi tanti sacrifici, Tu possa trovare il posto e sentire meglio il coraggio. Ah!
chiamante nascosto. Oh, non si può fare più niente di quello che si faceva prima, da quando hai segnato i nostri mariti tante brutte cose sul nostro conto. Se qualcuno intreccia una corona, vuol dire che è innamorata. Se qualcun altro lascia cadere qualcosa in giro per la casa, ecco subito il marito che domanda: a che pensavi quando si è rotta la pentola? All'amante nascosto, eh? Mettiamo che una ragazza si senta male. Ecco subito il fratello. Non mi piace il colorito di quella ragazza. Deve essere incinta. E questo può anche passare. Ma se una donna ha un marito sterile e vuole fare un figlio con l'amante, ecco che neanche questo le riesce. Il marito le sta sempre addosso. E ho calunniato anche le vecchie, che un tempo sposavano i ragazzini. Ora nessuno vecchio vuole più sposarsi a causa di quel suo detto: a moglie vecchia niente salsiccia. E in conclusione, il mio parere è che bisogna, in un modo o nell'altro, ammannirgli la morte! O col veleno o in qualche altra maniera. Perché credi! Quello che dice è tutto giusto. Ha sviscerato ogni aspetto della questione. Ha ponderato tutto acutamente. Ha trovato argomenti vari e ricercati. Thank you.
felice da meravigliarsi, Doni, che siate così irritati e che la vostra collera rivolmisca contro Euripide, che ha detto tanto male sul nostro conto. Io stessa, lo giuro sulla testa dei miei figli, odio quell'uomo, non sono mica matta. Però bisogna parlare chiaro. Siamo sole e le nostre parole non usciranno di qua. Perché ce la prendiamo tanto con lui che ha detto due o tre delle nostre mille malefatte, di cui pure è a conoscenza? Io stessa, per non parlare d'altre, so bene quante ne ho combinate, e una grossa davvero. Ero sposata da 3 giorni e mio marito dormiva accanto a me, ma avevo una madre che mi aveva sverginato a 7 anni. E questo, preso dalla voglia, viene di notte a grattare alla mia porta. Io capisco subito e scendo la chetichella. Dove vai? Mi dice mio marito. Ed io, ho una colica di ventre, dolori terribili, vado al cesso. Vai, vai. E mentre lui si mette a pestare aneto, ginepro e salvia, io verso dell'olio sui cardini e filo dall'amante e mi chino sull'altare di Apollo, reggendomi all'alloro. Ecco, vedete, questa Euripide non l'ha mai raccontata. E neppure che ci facciamo sbattere da schiavi e stallieri. E neanche che quando ci siamo sollazzate ben bene tutta la notte, la mattina dopo ci mettiamo a masticare nel latte, di modo che il marito quando torna dalla guardia, anche se annusa e ci dà un bacino, non sospetti niente di male. Non è vero che noi facciamo tutte queste cose? Certamente per Artemide, se parla male di Fedra, ma noi che ce ne fotte? Ma non ha mai detto di quella donna che fingeva di avere le doglie finché non comprò un bambino che le fu portato da una vecchia chiuso in una pentola con un tappo di cera in bocca perché non piangesse? Ad un cenno della vecchia la donna urla al marito: vattene via, sento che sto per partorire! E mentre l'uomo corre via tutto contento, la donna stappa la bocca del bambino che si mette a strillare. Intanto la vecchia maledetta corre dall'uomo e gli dice: un leone ti è nato, un leone, tutto il tuo ritratto, perfino l'uccello curvo come una pigna. Vedete, queste cose Euripide non le ha mai raccontate. E abbiamo la faccia tosta di prendercela con lui quando il male che abbiamo ricevuto non è certo più grande di quello che abbiamo fatto. È una cosa incredibile! Da dove viene? In quale terra è nata una donna così tramutante? Maledetta! Non avrei mai creduto che usasse parlare così apertamente e senza vergogna! Ma al giorno d'oggi succede di tutto! Che delle donne svergognate non c'è niente di peggio!
stupidaggine. E non ho detto neppure di quella donna che uccise il marito con la scure. E di quell'altra che tagliò il pisello al marito vomitò. E di quell'altra ancora che seppellì il figlio. Ma ancora ci dai? Sotto la vasca da bagno. Bisogna farla sentire. E non ho detto nemmeno che tu ti sei preso un maschietto nato da una tua serva e dandole in cambio la tua femminuccia. Perle te, queste parole mi costeranno care. Stai attento a te. Prendi questo. Prendo questo. Ti strapperò i capelli. Stai attento a te, ti dico. E se no che cosa ti faccio cacare la torta di sesamo che hai mangiato ieri sera. Cosa devo fare? Spoglia! Non ci ha contato!
9 figli. Passo! Questo è un estimo, fai passare l'uccello in su e in giù con
dimmelo che muoio. Un animo davvero materno, ma la bambina sarà scozzata lo stesso. Ahimè, figlia mia. Datemi la bacinella sacrificata.
velo, straniera. Mi si vuole costringere a unirmi in matrimonio con il figlio di Proteo. Disgraziato! Ma perché continui a prendere questo straniero? Sappi, straniero, sì, che questo furfante è venuto qua per rubare i gioielli delle donne. Sì, sì, abbaia pure contro di me. Offendimi. Straniera, chi è questa vecchia che ti insulta? Il Teonoe, la figlia di Proteo. Ma
piacere di spogliarmi nudo, se no così vestito farò ridere i corvi che si nutriranno di me. Il consiglio ha deliberato di legarti vestito, in modo che la tua colpa risulti evidente ai passanti. Thank you.
dico verso Argo portando la testa della gorgo. Ah, la testa del Gargano di Puglia! Ho detto la testa della Gorgone! Gargano, papù! Ma cosa vedo? Una rupe e una fanciulla simile alle dee, ormeggiata come nave alla fonda. Straniero, abbi compassione di una povera infelice, sciolgimi dalle catene. Gente, disgrazia, ed essendo capace pure il mondo di morte! Vergine, vergine, ho tanta pietà di te, a vederti così legata. Ma se invece nel mese ti sono mai che disgrazie dalle guerre! Dici sciocchezze, caro mio Scita. Questa è Andromeda, la figlia di Cefeo. Ma quanto figlio di Cefeo, la figlia di Cefeo? Guarda, il suo Cefeo piuttosto, che sembra piccolo. Dammi la mano, fanciulla. Che sto facendo? Stammi a sentire, caro mio Scita. Ogni uomo ha le sue debolezze. E a me mi ha preso una passione per questa fanciulla. Tutti gusti sono gusti, però se riesci a Gerico da quell'altra parte, niente incontrerie. Perché non lasci che io la liberi e con lei mi precipiti nel letto nuziale? Ma se ti trecchi in lei... Per Zeus scioglierò le catene! E Zeus da muscolo mazzeo! Non importa, lo farò! A te, come l'ho detto, a me che fare, a quali discorsi ricorrere, la natura barbara non li può recepire, è fatica sprecata offrire agli sciocchi novità sapienti, l'arte teatrale non è capita, no, 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 devo trovare un altro espediente che vada bene per costui. Ci caffè di droga come ci caude per gli abbaculo. Ricordati, Perseo, in quali sventure mi abbandoni. Ti disgrazie, è molto meglio là vicino a me, beh, e voglio vedere se chiacchierà ancora. Le fanciulle devono esserci
prestarsi alla danza per andare a ballare ad un banchetto. Ma che bello di pure! Niente contrario! Come si sneticano! Cercano una boccia sulla pollice! Vieni! Vieni con me! Spiegati con me, bambino! Si fa pure palazzetto violenta! Ma che tempo pure paura dell'uscita! Ma no! Ho scelto per la pensione un po' la mia ciolla! Dammi come lo penso! Dobbiamo scappare prima che arrivi! Già c'è! Yeah.